Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Tre temi affronteremo insieme a voi in questo nostro appuntamento. E allora ecco i titoli. Parleremo di selvicoltura con la proposta di legge del Parlamento che è stata approvata a maggioranza riguardo alla semplificazione nel regime degli interventi sui nostri boschi. Il Consiglio di Stato poi dà ragione ai francesi di Rattepé e quindi si parla della gara del TPL in Toscana con il commento dei consiglieri e poi si festeggia la terrazza, questo appuntamento culturale in San Casciano dei Bagni in provincia di Siena. Svolta nella selvicoltura toscana con una proposta di legge al Parlamento, il Consiglio regionale chiarisce quello che è il regime degli interventi in particolare su boschi e foreste e interviene sul codice di beni culturali e di paesaggio per superare quelle che sono le difficoltà burocratiche legate all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica anche solo per il taglio di un piccolo appezzamento. La proposta di legge approvata a maggioranza è correlata da due mozioni votate a larga maggioranza dal Consiglio stesso lo scorso dicembre. Ma ascoltiamo appunto i consiglieri. Sì, questa è una piccola economia della Toscana, ma a mio avviso ha più a che vedere proprio con la manutenzione. Una manutenzione storica che fa della nostra Toscana anche la bellezza dei nostri luoghi, delle nostre colline e delle nostre montagne, che è diventata un'esigenza oggi più che mai. Perché mantenere il bosco vuol dire mantenere fossi, vuol dire evitare anche il dissesto idrogeologico e con questa legge al Parlamento noi proviamo a chiedere che vengano trattati alla stessa stregua due elementi, due boschi che poi alla fine sono gli stessi. Spesso per tagliare un bosco ci sono dei tempi, anzi quasi sempre ci sono dei tempi, c'è una finestra in cui bisogna intervenire e alleggerire la burocrazia in questi particolari appezzamenti ex articolo 136 vuol dire consentire di arrivare nei tempi corretti per consentire il taglio di un bosco sempre nella legittimità e con tutte le autorizzazioni necessarie. Però fa parte dell'economia della Toscana, fa parte dell'economia della montagna, fa parte della cura di un territorio, spesso in zone che vengono lasciate a se stesse e anche disabitate. Quindi vuol dire avere a cuore un'economia di quella Toscana interna che può mantenere e fare anche agricoltura in un luogo che è sicuramente più lontano dalle periferie. E per questo ha bisogno, secondo me, di avere, non dico un'opportunità in più, ma le stesse opportunità di altri territori. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali. Guardate, quello che veramente nuoce alla economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che diamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire però, perché ritengo giusto prendermi le responsabilità come partito, ma direi come governo, come tutti, occorre muoversi. Perché noi questo segnale al Parlamento lo avevamo già dato il 9 di dicembre. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli eccetera eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ci sono in questo momento decine di migliaia
per non dire di più, di piante in terra che sono cadute quest'anno sotto la neve e nessuno pensa a raccattarle. Creano un rischio idrogeologico, creano un rischio incendio. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e né gli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al governo e lo segnaleremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste che sono tutelati dal MIBACT per il paesaggio e per il loro valore ambientale, e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza, vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni prima ancora che beni economici. Ed è finito il braccio di ferro. Il Consiglio di Stato di fatto ha respinto l'appello presentato da Mobit, Bus Italia che fa capo a FS, con l'aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale in Toscana, la società Autolinee Toscane del gruppo francese RATP. Si chiude così un lunghissimo contenzioso per la travagliata gara regionale del valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio. La Regione può quindi assegnare il servizio aggiudicato per la prima volta nel lontano 2016 da Autolinee Toscane. Soddisfazione nella Regione Toscana che ha voluto e portato avanti questa gara. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Vincenzo Ceccarelli, già assessore ai trasporti della Regione Toscana, ha commentato la sentenza assieme agli altri consiglieri regionali degli altri gruppi politici. L'aspetto più importante ora è che si dia esecuzione a quello che la gara prevede, perché esiste già un contratto firmato con quelli che sono stati ulteriormente decretati i legittimi vincitori, e questo penso debba avvenire nel migliore dei modi, con le modalità, diciamo, della maggiore collaborazione fra chi deve uscire e chi deve entrare, nell'interesse ovviamente dei cittadini toscani. Penso che questa gara rappresenti una grande opportunità per la Toscana e per i cittadini della Toscana e per chi viene in Toscana in termini di qualificazione del trasporto pubblico locale. Nel capitolato di gara sono previsti investimenti molto ingenti, circa 200 milioni, dovranno viaggiare nelle nostre strade circa 2.000 mezzi nuovi. Ci sarà la bigliettazione unica, c'è una garanzia per il comparto in termini di occupati, sono più di 5.000, il capitolato è chiaro, nessuno dovrà perdere il lavoro, ci sarà maggiore spazio per l'integrazione tra l'extraurbano e l'urbano, per una migliore integrazione tra il ferro e la gomma. Insomma, una parte dei contenuti della gara li abbiamo anticipati, come la comunità tariffaria in Toscana che ha ridotto da 300 e oltre tariffe ad un unico schema tariffario con il contratto ponte. Ma ora ci sono tanti aspetti che troveranno attuazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e sicuramente il trasporto pubblico locale della Toscana ne uscirà maggiormente qualificato a vantaggio di chi lo potrà e lo vorrà utilizzare. La sentenza ha sicuramente tracciato una linea oltre la quale è necessario costruire nuovamente un sistema di trasporto pubblico locale, tanto più essenziale quanto più in questo momento stiamo assistendo ha un grosso problema per quanto riguarda le infrastrutture principali che interessano la nostra regione, e per questa ragione è necessario cercare di spostare maggiormente l'utenza al trasporto pubblico. Un trasporto pubblico che in questi anni ha avuto moltissimi problemi, si segnalano sulla costa, a Pisa ma anche a Livorno, dei guasti ai bus praticamente continui, disservizi, problemi anche per quanto riguarda la tutela degli autisti e delle persone che viaggiano. E in questo momento credo che ci sia bisogno di dare all'utenza un servizio efficiente,
un servizio soprattutto che riesca a estendersi anche alle aree che sono meno servite, e la Regione si deve attivare da questo punto di vista per cercare di far sì che la sentenza abbia un'attuazione, che il passaggio avvenga a questo punto con tutti i crismi e soprattutto si ritorni di nuovo ad avere un'efficienza che in questi anni troppo tempo è mancata. Sicuramente la gara così come è stata improntata e con i 7 anni di trascinamenti legali che ha avuto è stato un problema per tutti i toscani, ma soprattutto ha fatto capire che anche la Regione da questo punto di vista non è stata in grado di mettere su una gara come si deve e che non avesse tutti questi strascichi che purtroppo ci hanno portato alla situazione di adesso. Non possiamo dimenticarci che negli ultimi 6 anni, essendo in un regime transitorio e provvisorio, nessuno ha investito un centesimo su il trasporto pubblico locale. Questo ha portato in giro per la nostra regione autobus in stato precario, vi ricorderete tutti gli autobus incendiati, i tanti autobus fermi lungo le strade. Ha portato tante aziende, non tutte per fortuna, perché qualcuna ha anche continuato a investire nella speranza magari di continuare a gestire il trasporto pubblico locale, ma molte hanno dismesso gli investimenti e quindi abbiamo perso anche da un punto di vista patrimoniale. A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico. Penso a uno su tutti, Enrico Rossi, che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Ora capisco il clima d'Euro 2020, ma lui doveva essere il garante, l'arbitro. Di solito alle partite di calcio l'arbitro, quando finisce la partita, anche se una squadra protesta e per un rigore non assegnato, non è che l'arbitro esulta. Qui siamo di fronte a il trasporto pubblico che finisce in Francia, che finisce gestito dall'azienda di Stato francese, e l'ex governatore della Regione Toscana, dopo 6 anni di controversie giudiziarie, che esulta sui social come se avesse vinto appunto la nazionale degli europei. Io spero che chi si è aggiudicato il servizio da oggi crei una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni. Perché lo sappiamo benissimo, i disservizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche i lavoratori, tutti coloro che ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta a lotto unico e che ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione nel 2021. Quindi noi speriamo e vigileremo sul fatto che le cose migliorino. Detto questo, noi l'abbiamo sempre detto che il problema nasce da quando la decisione è stata presa. Pensare di accentrare, come spesso fa il PD in Toscana, e svuotare territori di competenze è qualcosa che a noi non ci trova assolutamente d'accordo. Il primo fine settimana di luglio, in particolare sabato 3 luglio, segna la riapertura a San Casciano dei Bagni della terrazza. Sono 15 appuntamenti, tutti a ingresso libero e su prenotazione, organizzati grazie al sostegno del Comune e al contributo del Consiglio regionale della Toscana. Sono tanti gli appuntamenti, l'incontro con Maurizio Marinella, imprenditore e punto di riferimento dell'alta artigianalità italiana, con la moderatrice Xaba, scrittrice e conduttrice televisiva, esperta in lifestyle, poi tra gli ospiti della rassegna l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, l'attrice Isabella Ferrari, l'attore regista Marco D'Amore e Max Sirena, lo skipper protagonista nell'ultima Coppa America con Luna Rossa. L'ultimo comune della regione Toscana, siamo proprio al confine con il Lazio e con l'Umbria e cercheremo di animare questo comune piccolo, perché siamo solo 1600 abitanti, con un'offerta culturale di grande qualità, con grandi personaggi, affrontando temi diversi. Quello che vogliamo fare è dare visibilità a quello che è un comune piccolo e quindi anche se ha tantissime ricchezze vive un po' di tutte le difficoltà che i piccoli comuni vivono, e vogliamo farlo con dei contenuti importanti come quelli culturali. Vogliamo un po' raccontare l'Italia dalla nostra piazza. Quest'anno infatti affronteremo tematiche molto diverse ma contemporanee, come le frodi telematiche, il problema dei big data e diciamo anche dei bitcoin, di tutta la situazione che si sta verificando a livello globale. Affronteremo il tema della post pandemia con il professor Romano Prodi,
che verrà intervistato da Dario Di Vico. Parleremo di cinema con Isabella Ferrari e con Marco D'Amore, due attori diciamo iconici sul panorama nazionale. E avremo molti altri incontri, anche presentazioni di libri e poi avremo anche una superstar di questo anno sportivo, che è Maxi Rena, lo skipper di Luna Rossa, che quindi ha portato grande successo dell'Italia alla finale dell'America's Cup, quindi ci racconterà un po' il dietro le quinte di questo grande evento. Noi abbiamo l'idea di una Toscana diffusa che abbia la capacità di saper valorizzare le eccellenze che ci sono sui nostri territori. L'appuntamento della terrazza è esattamente questo, riuscire a dare un messaggio di speranza a un'Italia che vuole ripartire, a una Toscana che vuole ripartire, fatta di tanti incontri, molto differenti tra loro, ma tutti con un profilo di altissimo livello. È un modo per mandare un messaggio di speranza dopo il tempo difficile che abbiamo vissuto. Da una piazza, una piccola piazza, c'è la capacità di saper dare una visione molto generale di quello che accade in Toscana e nel mondo. Per questo ho accolto subito con piacere l'invito ed è bello vedere le porte del Palazzo del Pegaso che si aprono a tante iniziative culturali, a tanti momenti di ripartenza, il segno davvero che stiamo uscendo dalla fase più difficile della pandemia. E la nostra finestra, anzi meglio la nostra terrazza aperta sul Consiglio regionale si conclude qui. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.